Scusa per il sedativo. Era l'unico modo sicuro che avevo per spostarti. Ti sei offerto di aggiustarmi il carillon? Dopo tutto quello che ti ho fatto, la tortura, le scosse elettriche. Perché? Vuoi che lo aggiusti il tuo carillon o no? Sì. Per piacere. Allora dimmi il tuo nome. Come ti chiami? Daniel. Mi chiamo Daniel. E come sei arrivata su quest'isola, Daniel? Eravamo con altri scienziati. Un gruppo di scienziati armati? Robert era nel gruppo? Sì. Ed Alex? C'era anche lui? La nostra nave era a 3 giorni da Tahiti. La strumentazione impazzì. Era notte. La tempesta. Il frastuono. La nave finì contro gli scogli e restò incagliata. C'era una falla troppo grande. Così fu alzato un campo, un ricovero temporaneo, certo. Temporaneo. Restammo qui quasi 2 mesi. 2 mesi prima che... La tua richiesta d'aiuto, il messaggio che ho sentito, dicevi, li ha uccisi tutti. Tornavamo dalla roccia nera. Sono stati loro. Sono stati i portatori. Chi erano i portatori? Gli altri. Quali altri? Cos'è la roccia nera? Hai visto altre persone su quest'isola? No, ma li sento sempre. Sono là, nella giungla. Le sento bisbigliare. Mi credi pazza? Credo che tu sia rimasta sola. Troppo a lungo. C'è rimedio per certe cose. Grazie. Ti ringrazio molto. Ti ringrazio molto. Daniel, ti prego, lasciami andare. Andare. Dalle persone di cui ti ho parlato. Non puoi. Devi restare. Non è sicuro. Sicuro? Cosa non è sicuro? Hai bisogno di me. Non puoi andare. Daniel! Dove stai andando? Se siamo fortunati è uno degli orsi. Fortunati? Può esserci quella cosa là fuori. Il mostro. Non esiste nessun mostro. La devi giustiziare. Cosa? Quella Jasim non ci ha rivelato niente.